Hammers, pareggio, questo pareggio Patti. Questo pareggio è come una frenata oppure ve lo godete? È meritatissimo. Considerando che perché è io poco fa vi ho interrotto in una riunione. Nuova partita. Due settimane che non giochiamo. La il crasto di Pasquetta si fa sentire, soprattutto la menica, c'è qua. Brasa sì. Niente ragazzi, l'importante era non perdere. Finalmente posso dire sto coglione si è fatto ammonire. Che bellissimo. E Ciccio Patti ancora no. E ancora io a uovo. Dire. A uovo. Vabbè, tutto l'ambiente. Beh, comunque poco fa avete indicato Trigili, perché? Trigili perché sono curioso. Perché le scarpe nuove praticamente avevano un buco al centro, capito? Le scarpe bucate. Manfredi, cosa vuoi dire per difendere? Se non fosse solo per me. Per me. Ci può stare, dai. Oh, vieni qua. Mettici la faccia. Mettici la faccia, quel tiro devi parare. È colpa tua. Io credo che questi Hammers siano oggi. Ciao, standing ovation. Addirittura. Manfredi, io... Vabbè, dai, niente. Come ti posso aiutare per farti uscire la... Sono efficace in questa squadra. Non la riprendere. Giusto che la gente mi ringrazio in partita. Dai, ci poteva stare. Sappiamo che la prossima partita va a finire. Addirittura. Sì. Lo stiamo mettendo in discussione. Lo imbavagliamo in via Pialatore numero 6. Abbiamo pagato già un biglietto per le... Per le banane. Comunque, ho fatto lo scherzo, fu una partita brutta. Ho giocato male tutti. Sì, mi dispiace. Avevamo Niosi che era mezzo stroppiato. Lui che non giocava da settimana perché si era fatto male. Ciccio ieri diceva che avrebbe giocato oggi male. Oggi diceva che giocato male, infatti sono giocato gol. Si era giocato un po' male, però per fortuna siamo usciti con un pareggio. Stava uscendo anche una vittoria. All'ultimo secondo. Però guardando gli altri risultati di questo pareggio. Blue Devils so che hanno perso. Hanno perso questo pari. Gli FC Bombatti hanno pareggiato con i patatinai. Ora il Lyra Brock stanno giocando con i Manzo Team. Ora hanno vinto il Beta House, vabbè. Per la prima volta. 15-4 gli hanno giocato. Cresci Riplet. Hanno giocato contro la primavera. La piana dei con gli acciuncati, voi pure comunque avete vinto. Con gli acciuncati. Il don è fuori. Quindi questi Hammers dove li collochiamo? Per il momento che posizione? Io volo che siamo in quarta posizione. Aspettiamo la c'è la classifica. Domenica prossima, sabato. No, penso che tireremo qua. No, aspettiamo o i terzi che gioca il Rocco, i quinti e si manzotti. Tutti e due. Vabbè, allora dipende dalla posizione. Sono al campo 1. Noi ci collochiamo là. Allora andate a vedere questa partita? A casa. Fortuna ci sono gli altri. Il crasso di prima settimana. Sono curioso di sapere chi è stato il migliore in campo. Il migliore in campo oggi? Noi. Oggi ha giocato partita interscuola. Allora abbiamo già tutti male, però secondo me se c'è Salvo ha fatto due gol, uno se l'ha inventato, bel gol. Cioline staccato, io il negativo e un po' tutti abbiamo giocato. Non giocavamo da assai, eravamo un pochettino. La Pasqua è stata fatale. Ma come vedi a tutti, perché hanno pareggiato tutti, hanno perso tutti, quindi va bene. Voglio fare un appello. Vorrei parlare con il signor Tarantino e col signor D'Amico. Dobbiamo fare sabato, tra due sabati c'è Palermo Catania, io gioco alle 6 e poi non gioco alle 6. Dico, me lo paga lui il biglietto allo stadio. Cioè rimborso. Dico, tu lo sai che tutto il settore giovanile quando il Palermo gioca si ferma. Non so che dire. Dico, è giusto. Non so che dire. Ora noi parliamo con la squadra avversaria e vediamo cosa possiamo. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ma è un politico. Ciao.